Lunedì 16 ottobre, in primo piano nel TGL News, ancora la nostra inchiesta che dura ormai da una settimana sulla sicurezza stradale, ma non solo. Torniamo a parlare delle biciclette perché le rastrelliere potrebbero tornare in piazzale Marconi, nel piazzale della stazione. È quanto lascia intendere l'assessore Paolo Mancioppi. Stiamo valutando questa soluzione. Tante le richieste dei ciclisti e anche di coloro che frequentano la stazione e che vedono appunto le due ruote parcheggiate un po' dappertutto. Ve l'avevamo documentato, avevamo visto che c'erano casi davvero al limite. I ciclisti si difendono dicendo: non sappiamo dove legare le nostre biciclette, c'è il posseggio, il deposito a pagamento, ma costa, e dunque probabilmente torneranno le rastrelliere invocate anche dai pendolari. Parliamo poi del doppio schianto notturno nella tarda serata tra domenica e lunedì, due incidenti, uno alla rotatoria di San Bonico, coinvolta anche un'auto medica del 118, l'altro invece uno schianto peggiore forse nella galleria di Montecucco alla Besurica, la tangenziale della città. Ebbene, traffico chiuso, due vetture coinvolte, serie conseguenze per le automobili, fortunatamente meno gravi per i guidatori. E poi oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione, abbiamo fatto un bilancio con la Caritas, la mensa della Carità, pasti raddoppiati e borse viveri triplicate, emergenza povertà anche a Piacenza. Come ogni lunedì poi tanto sport, questa sera alle 20:20 torna a Zona Calcio, ospite il presidente del Pro Piacenza Alberto Burzoni. Stasera il Piacenza, sempre per la Serie C, ospita la Viterbese al Garilli. E poi ieri buona vittoria in rimonta da parte di Wixo LPR Volley. Tutto questo e molto altro sul nostro sito liberta.it e naturalmente nel TGL delle 13:15.